È tempo di solidarietà anche per gli animali, o meglio per gli amici a quattro zampe, cani e gatti, il più delle volte motivo ingiusto di atti di violenza subiti da parte dell'uomo. Su iniziativa dell'associazione di volontariato Croce Gialla di Caltagirone, che ha aderito alla giornata nazionale per la raccolta alimentare per i nostri amici pelosetti, che è stata promossa dalla Federazione Italiana Emergenza Veterinaria, è stata effettuata una raccolta alimentare per cani e gatti. Giuseppina Pastina, volontaria della LAV di Roma. Sì, è un dovere, ma è un principio di sana civiltà fondamentalmente. E una persona lo sviluppa fin da piccola, questa sensibilità. O ce l'ha o non ce l'ha, è un dono che non hanno tutti, modestamente. Purtroppo ce ne dovrebbero essere di più persone sensibili. La gente sta contribuendo? Sì, abbastanza. Il poco è meglio di niente. E nel poco poi si fa il molto. Il bilancio di fine giornata non è andato oltre le aspettative, ma ha in ogni caso soddisfatto le attese dei volontari, che con il loro spirito di sacrificio svolgono un'opera encomiabile, sia sul piano della sensibilità e rispetto nei confronti degli animali, sia dell'impegno profuso contro l'abbandono. Emanuele Giallanza, presidente dell'associazione Croce Gialla, traccia un bilancio di fine giornata. Tutto il ricavato sarà dato anche a delle altre associazioni, che divideremo un poco di alimenti per le associazioni che nel territorio di Calatino stanno avendo molto cani e randaggi, e quindi gli daremo anche un sostegno con questa raccolta alimentare. E vedo con molta frequenza, cioè piano piano qualcuno ci va vedendo e ci va dando qualche cosa. Ringrazio tutta la popolazione calatina.